artisti, molti artisti generosamente offrono la loro platea. Beh, io ho fatto un po' di più, oltre che la mia platea, mi ho offerto il mio disco, e lui si chiama Antonio Carluccio. Cari amici di Fare Musica e Dintorni, sono a prendere un buon caffè con Antonio Carluccio. Ciao Antonio, ciao. Grazie per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Soprattutto il giorno dopo il grande esordio, no, di questo brano, no? Antonio è il, diciamo, l'ospite del disco di Fiorella Mannoia. E col suo brano Creature, Antonio, raccontaci, Creature. Figli di una mamma, caso di anni e non mari, un tacciso d'acciata. Creature è un brano in napoletano, nasco a Napoli, quindi parte della mia vita l'ho passata lì, e quindi Napoli è una parte indelebile della mia crescita, del mio vissuto, quindi nel mio disco ho voluto dedicare una canzone alla mia terra, e quindi ho scritto Creature, che è un testo tra virgolette anche un po' autobiografico. Chiamo Carlo Di Francesco, che è un mio amico di vecchia data, perché è un grande produttore, per fargli ascoltare, diciamo, tutti i brani del disco, così come consiglio amichevole, insomma, ho detto: ho fatto questo lavoro, dimmi cosa ne pensi. Lui è rimasto molto colpito dal mio lavoro e soprattutto da questo brano, che ha detto: assolutamente voglio scappare a casa e farglielo sentire a Fiorella, perché ho un'idea per te. Dopo 3-4 giorni che era sparito nel nulla, mi chiama e mi dice qual era l'idea. L'idea era quella di inserire questo brano nel disco di Fiorella, che stava per uscire. E la cosa assurda è che mi ha chiesto di duettarlo insieme a lei, quindi è stato un regalo meraviglioso, un atto di generosità pazzesco. Incontro con Fiorella Mannoia per provare insieme Creature. Guarda, è successo tutto in pochissimi giorni, dalla telefonata ci siamo visti praticamente il giorno dopo, io sono andato a casa loro e ho conosciuto lei, che è una persona generosissima, che è stata molto onesta, mi ha detto: Antonio, ho scritto una cosa che in realtà avrei voluto scrivere io, ma non la so scrivere perché non so scrivere in napoletano, ma è una cosa che mi è piaciuta al primo istante che l'ho ascoltata, e voglio farti questo regalo, voglio regalarti uno spazio che in questo momento storico difficilmente si regala a un cantante, un cantautore emergente. Ti regalo una traccia del mio disco. Questa è stata una cosa per me meravigliosa. Ieri sera è stato il coronamento di questo incontro, diciamo, sì, il sogno. Sì. Hai aperto questa opportunità, no? Che ci auguriamo, insomma, che molti artisti possano, ecco, replicare, no? Che sì, è stata brava, ecco, nel... Credo che sia la sua un'idea geniale. Lei ha associato questa, diciamo, questo regalo, questo dono, l'ha associato al caffè sospeso. Caffè sospeso. Che è un po' questo rito che c'è a Napoli, di entrare in un bar, di prendere un caffè e di lasciarne un altro pagato per una persona che magari ne ha più bisogno e che non ha la possibilità di pagarselo, e lei lo fa nella musica, cioè in questo momento storico dove i cantautori emergenti fanno fatica a trovare spazi dove potersi collocare se non nei talent, lei ha avuto questa pensata, cioè lasciare una traccia sospesa per un cantautore emergente, per un interprete emergente in cui uno crede. Se tutti i più grandi big della musica italiana facessero questa cosa, ecco, magari oltre ai talent ci sarebbe altro spazio. Questo è chiaramente uno dei brani del tuo album, che è in uscita. Il mio album adesso sta al missaggio, mastering, eccetera, sarà in uscita credo dopo l'estate. La programmazione è ancora, le date precise ancora sono da definire, però credo sì, settembre, ottobre, insomma, quelle saranno. Sarà il periodo in cui spero di uscire col mio album.
uscirà forse prima un singolo e poi spero di fare una presentazione del mio album. Ieri ospite a, chiaramente alla tappa romana, no? del tour, ecco, di Fiorella Mannoia personale, all'Auditorium Parco della Musica. Ci saranno ancora altre tappe in cui l'accompagnerai? Il 27 saremo a Napoli al Teatro Augusteo e sarò ospite anche lì, ovviamente il brano dedicato a quella terra, e quindi mi hanno rinvitato, io ci vado volentieri perché l'emozione ieri sera è stata fortissima, non vedo l'ora di riprovarla ovviamente, perché il pubblico di Fiorella è un pubblico attento, innanzitutto un pubblico che ascolta i testi, che ascolta la profondità delle parole, e Creatura è una canzone che ha bisogno di quell'attenzione. Cosa ci aspettiamo da Antonio per i prossimi mesi, per i prossimi giorni? Insomma, cioè, hai delle date dove possiamo venire, ecco, ad ascoltarti? Hai programmato qualcosa? In questo momento sto programmando sicuramente delle date estive, però sono molto più concentrato sulla realizzazione e la produzione della, diciamo, della mia opera prima, si può dire così, sì. Beh, insomma, sulla falsa riga un po' di Creatura, insomma, ci saranno anche altri brani, o è una produzione? È una produzione a sé. Creatura avrà una vita a sé, sia nel mio album che nell'album di Fiorella. Io sono un cantautore che comunque, essendo un chitarrista, il mio disco sarà molto chitarristico, amo il suono della chitarra, amo la composizione chitarristica con la ricerca di melodie che comunque ci appartengono, che strizzano l'occhio alla mediterraneità, perché in realtà sono figlio del Mediterraneo, sono un fantastico terrone, quindi cerco nella musica di fare uscire quest'anima. Spero che ci sia spazio in questo momento storico per questa tipologia di musica. Sto riscontrando molta attenzione verso Creature, ma anche verso l'ascolto degli altri brani. Vedremo se il pubblico ammirerà la mia musica, questo lo scopriremo vivendo. Sicuramente, perché la bella musica, come poi diceva ieri Fiorella nella sua intervista con noi, la bella musica poi resta, e noi siamo certi che questo sarà per te un trampolino di lancio, ma insomma ci auguriamo che magari al più presto possiamo averti ancora qui a fare perché musica, no, magari tornerò a cantarvi qualcosa e a presentare il disco sicuramente, se vi andrà. Assolutamente, ti aspettiamo e ti ringraziamo per il tuo tempo. Grazie Antonio, e buona serata a tutti gli amici di Fare Musica e Dintorni. Ah, noi adesso faremo un caffè sospeso. Cresciuto a Paperpaw, e faceva per